Ti piace il mio outfit di oggi? Carino, ci sta. Carino? Solo carino? No, può andare, può andare. Può andare, ok. Allora, io ho qua una pallina e lì c'è un bicchiere. Se faccio centro, sì. Facciamo la intro, cioè faccio la intro seduto su di te. Va bene. Li faccio sempre centro. Vabbè, ho un'altra possibilità, sì. Va bene, dai, un'altra possibilità te la concedo. Tanto io faccio sempre centro. Ok, prego. Diventerai la mia seggiola, Dave. Vai. Ok, Dave. Buon day, io sono barbuto, ma non ho la barba. E lui è la mia seggiola. Allora, quello di oggi è un video davvero davvero speciale, perché faremo una pazzia. Te sai dove andiamo oggi? No, non so niente. Andiamo a Varese. Dove? A Varese. Che sta 2 ore di macchina da qua. È una pazzia. Però tipo un mese fa ho fatto un concorso per queste felpe, no? Chi le acquistava una persona avrebbe vinto un incontro col sottoscritto. Quindi oggi andiamo a trovare questa ragazza che è una super fan, ha una fanpage, c'ha tutto il merchandising e ovviamente non andremo a mani vuote. Io qua ho fatto, ho preparato le carine. Un cappellino petacolo che ovviamente non sono più in vendita, però tutto il resto del merch sì, quindi link in descrizione. Ora tocca metterlo nel pacchettino perché portarglielo così a mano è un po' brutto. No. Lo mettiamo nel pacchettino e cosa scriviamo? Scriviamo qualcosa. Scriviamo. Dai. Barbuto senza la, lo scrivo da cane, lo so, barba, e ne mettiamo un bel cuoricino. Ecco qui, regalo, direi pronto. Ora chiamiamo il papà, perché mi sono messo d'accordo col papà. Lei non sa che devo andarla a trovare, sa che ha vinto il concorso ma non sa che andrò oggi a trovarla. Mi sono messo d'accordo col papà, lo chiamiamo così lo avvisiamo che tra 2 orette siamo lì. Dammi il telefono. Cos'è che devo fare? Devi darmi il telefono, devo chiamare. Pure il telefono? Sì, Dave, devi darmi il telefono. Non avendo pagato devi chiamare pure con il mio telefono, io non lo so. Eh no, che non ti pago. Ah. Però vabbè, dai, magari ti offro una cena stasera. Ma che bel telefono. Perfetto. Giuse, dove stai andando? Devo prendere il numero del papà. Ah, ok, ok. Se non risponde, fail. Salta tutto. Non risponde, raga. È un bel casino qua. Ciao Pietro, sono Giuseppe. Sì, ciao, dimmi. Allora, ascolta, io tra poco parto da Milano, quindi sarò lì tra un'oretta e mezza. Ok. Ok, io poco prima di essere lì ti chiamo, non diciamo nulla a Marta, così facciamo la sorpresa. Va bene, ok, va benissimo. Va bene, perfetto, allora ci vediamo tra poco. Va bene. Ciao, ciao, un abbraccione, ciao, 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 ciao. Grande Pietro, perfetto. Giuseppe, andiamo. Perché l'hai messo in tasca quello? È mio. Come? È mio, da oggi è mio. E tu sei di mia proprietà. Ma io non ho firmato niente. Direi che siamo pronti. Quindi partiamo. Partiamo. Adesso per ballare facciamo un bel incidente, boom. Finita. Qua piove ma niente ci ferma, questa è una missione da compiere. Io ho il cappuccio, te non c'è manco il cappuccio. Ce l'ho, ma tanto mi hai lavato prima, quindi lavato per lavato. Vero. Pausa caffè, te lo prendi il caffè? No, poi mi conosco. Se no caghi a spruzzo. Bravo. Buono il caffè? Squisito. Cioè Giuseppe, fammi capire una cosa. Ma prima mi hai bagnato, ora adesso cosa fai? Bagno facciamo. Anzi no, non facciamo, lo fai tu il bagno. E oggi piove, c'è proprio la temperatura giusta. Oggi è la giornata perfetta però. Siamo partiti che era alle 3, sono le 5, ragazzi, non arriveremo mai. Giuseppe, hai preso la strada giusta? Ma ho i miei dubbi, mi sa che qualcosa abbia sbagliato qua. Siamo arrivati, cazzo.
dopo non so quante ore di macchina. Io, cioè, ero senza barba quando sono partito, mi è cresciuta. Nonostante la pioggia, ci siamo. Siamo in questo piccolo paesino. Siamo finiti sul lago di Lugano. Dove infatti Dave ha detto che si presta per un bel bagnetto. L'ha detto lui, io non c'entro niente. Ma io mi sto bagnando già adesso. Anch'io. E comunque non vedo l'ora di vedere la reazione della ragazza che stiamo per andare a trovare, a farle questa sorpresa. Non incazzatevi con lei, perché vi vedo già che commentate: ah, non è giusto, perché lei sì? Beh, comunque, iniziamo a far silenzio. Secondo me ci ha paccato. Marta! Ciao! Come stai? Tutto bene? Ho fatto un po' fatica a tornare a casa, non ce l'ho fatta. Giuse! Mamma Giuse! Ma che bella felpa che è su! Di chi è? Di chi è questa felpa? Piacere, esatto. Grazie. Prego. Anche io ti ho portato una cosina, tieni. Grazie. Oddio. Questo non ce l'hai. No, grazie. Prego. Mamma mia. È un sogno che sia vero. Sono contento. Cioè, guardarti alla televisione e non vederti. Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo per niente. Infatti io speravo un sacco che tuo papà non ti dicesse nulla. Tanto speriamo che si ricordi di non dire nulla, perché vuoi fare la sorpresa qua. Grazie. Comunque questa foto è proprio bella. Spettacolo per la vita. Dave è il mio schiavo. Ok. Oggi è tutto il giorno che lo bullizzo. Wow. Dopo, se vuoi, lo puoi bullizzare. Va bene. Io non so niente. Perché se lui non è d'accordo, non ti preoccupare. Ok. Ah, ciao. Vieni. Andiamo in cameretta. Giuseppe, ma io non sono pronto a fare le scale, non me l'hai ancora insegnato. No. Di sicuro cado. Vuoi che ti aiuto? Sì, no. Sono caduto un sacco di volte. Sì. Bene. È molto rassicurante questa cosa. Eccolo qua. Proprio lui? Eccolo qua. Quel Giuse. È quel Giuse. Dov'è l'altra felpa? Ce l'hai qua? Sì. Guarda qua. Tac. Ovviamente. Spettacolo. Vogliamo fare un TikTok? Sì. Vai. Facciamo un TikTok, okay. Sul tuo da porno e facciamo uno per me. Va bene. Sì, da barbuto. E dove lo metto? Ah, tu dove li registri di solito? Tu. Io ho già questa. Io li registro qua. Ha già provato a... qua. Ok, allora mettilo lì, vai. Allora mi metto lì anch'io. Ho aperto la fanpage il 6 gennaio del 2019. Ho scelto di essere più attaccata sempre di più a te, perché ho capito che ti adoro, nemmeno senza la parola. E poi tutti i tuoi video, cioè, mi fai scoppiare un sorriso anche se sono triste. Grazie. Quel barbuto lì. Che cosa? La sorpresa l'avete fatta voi. Ma io di questa cosa non se ne sapevo niente. Certo che non ne sapevi niente, lo sapevo io, mica devi saperlo te. Il Dave non mangia. In castigo, no, in castigo. Allora ci vediamo alla prossima. Sì. Ci ha accompagnato fino alla macchina, che tenera. Sei contenta? Sì, troppo. Grazie. Un altro abbraccio. Ma grazie. Di nulla, grazie a te che mi segui e mi sostieni tutti i giorni. È un sogno. Per me è importante. È un sogno. Per me è importante. Hashtag trabocchino. Ciao Giuse. Ciao. 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 Alla prossima. Che carina. Allora, sono appena tornato da questo viaggio lunghissimo, infinito. Si sono fatte tipo le 9:30 di sera. È stato molto emozionante oggi. Ero forse più emozionato della ragazza. È bellissima questa sensazione, perché comunque io sono abituato a stare su internet, ok, a fare i contenuti e vedere semplicemente dei numeri e degli account che commentano, condividono. No, invece è proprio vedervi di persona, vedere la vostra reazione. È qualcosa di unico e speciale, infatti mi è servito tanto. Quindi spero che questo video vi piaccia, io mando un abbraccio a tutti. Questo regalo non era solo per lei che ha vinto il concorso o per la felpa, ma è per tutti voi. E prima di chiudere il video io vorrei bullizzare per l'ultima volta Dave, perché sennò io non sono contento. Ancora? Sì. Quindi in chiusura io ti chiedo una domanda che secondo me non ti ha fatto nessuno. Vai.
Mi puoi dire ramarro marrone? Devo dirlo per forza? Lo devi dire per forza. Ramarro marrone. E io vi saluto. Sei in faro però, eh?